consiglieri, presidente eletto di IOM, i test genomici nel tumore del seno possono, nelle pazienti eleggibili, risparmiare la chemioterapia. Perché è importante che i 20 milioni approvati nella scorsa finanziaria possano essere utilizzabili grazie ai decreti attuativi? Grazie per questa domanda che è veramente importante per migliaia e migliaia di donne in questo paese. Noi sappiamo che quando c'è un ragionevole dubbio per cui il rischio di recidiva di malattia nelle donne operate di cancro della mammella con malattia endocrino responsiva senza fattori di rischio importanti, c'è un rischio appunto che si prescriva un programma di chemioterapia che potrebbe non essere utile. E quindi sottoponiamo le nostre pazienti a un overtreatment, a un trattamento superiore a quello necessario. Questo lo si fa perché fondamentalmente nell'area critica, nell'area grigia, fra le donne a bassissimo rischio e le donne ad alto rischio, c'è un gruppo di pazienti in cui il rischio non è quantificabile con le normali tecniche di immunoistochimica e di staging che abbiamo al momento. Cos'è cambiato negli ultimi anni? È cambiato che c'è stato un proliferare di test genetici che hanno indagato la possibilità di eseguire o meno la chemioterapia e quindi di non fare chemioterapie inutili. Questi test sono patrimonio dell'oncologia medica mondiale, sono test approvati FDA, quindi negli Stati Uniti sono standard, sono test approvati dall'EMA. In Italia abbiamo un problema di macchia di leopardo. La Lombardia, la Toscana e la provincia autonoma di Bolzano approvano i test per le pazienti residenti in quelle regioni. Nelle altre regioni ancora questa approvazione non c'è. Cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di spingere le istituzioni a destinare un fondo. Questo fondo è stato destinato con l'ultima finanziaria con 20 milioni di euro. Stiamo lavorando insieme al Ministero, in concerto col Ministero della Salute, perché vengano scritti rapidamente, ma lo stiamo facendo, i decreti attuativi che vengono a dire alle varie regioni e quindi ai vari assessori della sanità quali sono le pazienti candidabili al test, usando gli studi che nel frattempo sono cresciuti di numero, che ci vanno a spiegare sempre meglio quali sono le pazienti che possono avere una inutilità ad eseguire una chemioterapia. Qual è il risultato finale? Che risparmieremo in termini farmaco-economici, ma anche in termini e soprattutto di sofferenze per le donne, chemioterapie inutili. Quello che è importante capire è che questi test servono ad evitare le chemioterapie, non ad aggiungerle. E quindi tutte le comunità, la comunità scientifica degli oncologi medici italiani, AIO, ma le comunità dei chirurghi e soprattutto le comunità delle associazioni dei pazienti stanno spingendo tutte insieme perché anche in questo paese si arrivi a questo grande risultato di civiltà, oltre che di appropriatezza. È importante quindi che questi decreti attuativi al più presto siano realizzati e su questo ci state lavorando, lei fa parte di un tavolo ministeriale. Sì, facciamo parte di un tavolo ministeriale, stiamo lavorando anche intensamente. Il problema è che non è facilmente comprensibile a chi è al di fuori degli addetti ai lavori che i decreti attuativi necessitano per la loro approvazione di essere condivisi da varie società scientifiche. E quindi le riunioni, ne abbiamo già fatte due, c'è cioè la terza a breve. Le riunioni che si stanno effettuando ovviamente in questo periodo online sono riunioni che devono cercare la convergenza da un punto di vista scientifico, da un punto di vista di appropriatezza e da un punto di vista di burocratico, perché poi una volta che i decreti attuativi siano scritti, devono essere accettati dalla conferenza Stato-Regione e riverberati dai vari assessori sulle varie aziende sanitarie delle regioni e poi dalle aziende sanitarie. È un processo che sembra semplice, ma purtroppo in questo paese il semplice diventa complicato. Ovviamente stiamo lavorando anche a un'altra cosa come società scientifica, a definire i LEA, che sono i livelli minimi di assistenza, in cui vorremmo inserire in maniera importante anche questi test, non solo, ma il processo della definizione dei LEA è un processo più lungo. Quindi si è pensato, a mio modo di vedere ha ragione, di usare una soluzione tampone, cioè fin quando non sarà una prova di LEA, che fosse una legge dello Stato ed entrano negli obiettivi dei direttori generali e quindi devono essere fatte per forza, fino a quando non vengono approvati i LEA, che ripeto è un processo lungo, tamponiamo con questi 20 milioni di euro per far sì che anche in Italia si arrivi a questo risultato. Quindi ci auguriamo che al più presto le donne possano utilizzarlo in tutto il territorio nazionale. Siamo posti un obiettivo temporale.
Considerando che abbiamo iniziato, che la finanziaria è stata approvata a dicembre, che abbiamo iniziato i lavori a febbraio, ci vogliono almeno 3 mesi, l'obiettivo che siamo posti è che per giugno vengano firmati i decreti attuativi dal Ministero. È un obiettivo ambizioso, ripeto, perché stiamo lavorando veramente velocemente, adesso stiamo lavorando anche molto per mail. La bozza del decreto è praticamente pronta, ma va cercata, ripeto, la congruenza fra tutti gli attori.